poesia ha un'importanza triplice. La prima innanzitutto che è poesia di strada in strada, ed è una poesia che ho scritto quando facevo il mercato degli Obei Obei, che ancora stava in via Lanzone, e ovviamente di questo parla dei cuccioli nei rifiuti, del disordine del mercato sfatto, dei sacchi che rotolano e sbrodolano, no? È un po' il mercato che strascica e si chiude. E ovviamente, poiché la poesia di strada ha bisogno di luoghi, non tanto di superfici, nel luogo del mercato milanese, ovvero dove poi la Fiera dei Sinigalli è stata trasferita, sta. Altra cosa un po' particolare di questa poesia è che l'ho scritta ovviamente, come buona parte dei miei interventi, oltre che col mio nome, di giorno, e esattamente più o meno nella posizione in cui è adesso c'è, è arrivata la municipale, con i quali insieme alla Polizia di Stato ho abbondantemente a che fare, anche se, aperta chiusa parentesi, nulla è peggio che il condomino incazzato, che è pressoché un supereroe delle forze del male che ti azzanna la gola. Poiché una saracinesca è un bene mobile dell'immobile e quindi non è immediatamente soggetta a una denuncia penale, loro hanno semplicemente rilevato l'azione che io stavo facendo, si sono fatti leggere la poesia e poi mi hanno detto: guarda Ivan, sta arrivando la PS, che è la Polizia di Stato, non ti preoccupare, glielo diciamo noi che non stai a fare nulla di male, no? E quindi siamo arrivati al paradosso che nel realizzare questa poesia due forze, non solo una, due forze di tutela della legalità stessero sostanzialmente attivando un atto che era formalmente illegale, sostanzialmente illegale. Ultima cosa ancora più importante è ovviamente la dimensione della saracinesca, che mi serve per andare diritto negli stelli. E poi ovviamente che la poesia di strada vive di assalto e quindi dello sporcarsi, del crederci, dello spremersi e di socialità. E quindi cosa meglio credo che pubblicare un libro per strada, e forse facendo il calcolo delle genti che ci passano ora, sicuramente ho più lettori di qualsiasi, arrogantemente lo dico, poeta contemporaneo italiano che abbia potuto pubblicare. Quindi pubblicare significa, per come la vedo io, rendersi pubblici, non avere un editore.